Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, si è conclusa da poco la partita Pisa-Venezia, disputatasi oggi alle ore 14 all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Bene ragazzi, io vi dico subito, vi anticipo che questo video sarà lungo. Sarà lungo perché in fondo poi io... Praticamente il Pisa è salvo matematicamente, visti i risultati di oggi, e quindi io voglio andare con voi ad analizzare la classifica e il perché il Pisa si trova salvo a 45 punti. Io avevo detto, no, se vi ricordate, 44, 45, al massimo 46. Noi l'abbiamo raggiunta a 44. Grazie, poi l'andremo a vedere all'ultima partita Pordenone-Cosenza. Ma questo andremo ad analizzare dopo insieme. Bene, io direi che oggi una formazione scesa in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, anche perché tenete in considerazione che oggi giocavamo contro una grande formazione, no? Non perché noi siamo di meno, sia chiaro, ma perché insomma sostanzialmente effettivamente insomma qualche giocatore di spicco in più il Venezia ce l'ha. Bene, ma questo non vuol dire niente. Comunque sia, purtroppo il Pisa nei primi minuti perde Caracciolo, no? Perde Caracciolo per uno stiramento, e quindi al 14esimo del primo tempo, e quindi subentra De Vitis. Comunque io direi bene, bene il cambio De Vitis, lo sapete cosa ne pensi De Vitis, quindi bene così. Poi insomma praticamente il Pisa va avanti, si affronta il Venezia a testa alta, e quindi una partita veramente piena di brio, no? Avete visto? Quindi ci siamo sostanzialmente e fondamentalmente divertiti. Quando al 35esimo Ricci atterra Vido in area, e secondo me c'era rigore, e Amabile insomma concede il massimo penalty che Marconi trasforma. A questo punto siamo sull'1-0. La spinta del Pisa si fa ancora più aggressiva, ma quando al 39esimo purtroppo Vido è costretto ad uscire infortunato, e subentra Sibilli. Ma insomma Sibilli oggi ancora comunque entra Sibilli, quindi la spinta del Pisa propositiva in avanti non si ferma, non si arresta, e al 41esimo Lisi su Marconi, palo, ma Marsura appostato bene come un falco predatore in sacca, e quindi siamo sul 2-0. Quindi io direi bravo anche Marsura oggi, mi è piaciuto bene. Praticamente sostanzialmente il primo tempo finisce qui, quindi le formazioni scendono negli spogliatoi sul 2-0 per il Pisa. Nella ripartenza la musica non cambia, Pisa sempre propositivo, il Venezia comincia a fare sostituzioni, ma non pensierisce per niente la nostra squadra, men che meno Gori. Poi al 60esimo Birindelli chiude bene su Johnson, e niente, questa forse era l'unica nota, diciamo così, del Venezia. Comunque sia, anche al 61esimo Gori fa una bella parata, alza una palla pericolosa e sopra la traversa, e quindi salva la porta. Al 68esimo Maimpa, quindi il portiere del Venezia, si salva su Marsura. Noi siamo andati vicini a triplicare il vantaggio, ma purtroppo quando la situazione comunque le insomma dice no, e no, e va bene. Poi al 71esimo Sibilli si fa ammonire, secondo me stupidamente, e dal 68esimo al 76esimo io dico che il Pisa ha praticamente stradominato. Ecco, c'è stato veramente un 10 minuti di predominio totale del Pisa. Peccato perché non siamo riusciti a concludere, nonostante ci siano stati vari tiri insomma, ma non siamo riusciti purtroppo a concludere. E poi, come si dice, no? È arrivata la beffa al 77esimo, purtroppo Lisi sbaglia
lì si sbaglia, non riesce a prendere, diciamo così, un cross, e poi tira Johnson, se non sbaglio Johnson, ma Gori respinge e purtroppo Malè è appostato bene e niente, e in sacca, e quindi siamo sul 2-1. Ma il Pisa sostanzialmente non si ferma, no, perché sempre comunque propositivo in avanti, e niente, comunque poi il Venezia, Zanetti effettua altre sostituzioni, alla fine si trovano a giocare un 4-2-4 per cercare, insomma, di risollevare la partita. Poi all'80esimo il nostro mister cambia Siega per Mazzura e Belli per Lisi. La partita sostanzialmente si avvia alla fine con un Pisa propositivo. Certo, il Venezia, dopo le sostituzioni che ha effettuato mister Zanetti, insomma, si fa propositivo in avanti, no? Però in definitiva non impensierisce né la difesa né il gol. Ma ci pensa l'arbitro a metterci il toppino, no? Come al solito, ci pensa l'arbitro. E l'arbitro amabile cosa fa al 91esimo? Sostanzialmente vede una mano che vede solo lui, perché Siega, vista, rivista, rivista, la prende con la schiena. Quindi rigore inesistente. Questo è l'ennesimo furto. Questo è l'ennesimo scandalo di una stagione scandalosa. Veramente, una stagione scandalosa. Anche io ho aspettato, perché ho voluto sentire, insomma, le interviste. Ma in definitiva Mazzura, i ragazzi non si devono giustificare di niente, perché secondo me oggi i ragazzi hanno dato il massimo. Hanno veramente dato il massimo. Io non mi sento di dare la colpa a nessuno, dal primo all'ultimo. Ragazzi hanno dato il massimo, hanno fatto vedere una bella partita, hanno tenuto il centrocampo, hanno tenuto la tre quarti, sono andati vicinissimi a farne tre. Poi c'è stata la sfortuna di mezzo, poi c'è stato il portiere del Venezia, giustamente, che lui ha avuto il suo peso. Però a risolvere la partita ci pensa l'arbitro scandalo, che si chiama Amabile. C'è poco da fare, no? Quindi mano inesistente, Siega la prende di schiena e lui cosa fa? Assegna il rigore. Il guardalino all'altra parte chi ci sta a fare? Non si sa. Giustamente Gucker, scusate, va a chiedere spiegazioni e alla fine viene pure cacciato. Bravo, no? Continuiamo così che va bene. Poi Mazzitelli rimedia un'ammonizione durante la gara, quindi noi col Brescia ci troveremo a essere senza Gori, ancora senza Gucker, a essere senza Mazzitelli, e poi Siega, perché sarà infortunato, poi Caracciolo, chi ci avrà uno stiramento, quindi non credo che, e poi Vido, ditemi voi, mezza squadra. Vabbè, e niente, quindi sostanzialmente quest'arbitro assegna il calcio di rigore, che poi viene trasformato dal Venezia da forte, e siamo su 2-2. Un ennesimo furto coscasso. Questo è un ennesimo furto coscasso. Comunque i ragazzi oggi hanno dato dimostrazione, veramente bravi. Io lo sento anche ieri sera, quando, non so se chi mi ha seguito, chi mi segue su Alle Nerazzurri, ho detto in trasmissione che sarebbe stata una partita difficile, ma i ragazzi in definitiva hanno veramente dato il massimo, secondo me. Sull'espulsione di Gucker non mi è piaciuto Zanetti, no? Fuori. Sì, Zanetti, fuori, ma te pensi di andare in Serie A, Zanetti? Zanetti, te ne hai capito che in Serie A ci vai. Questo te lo posso scrivere e sottolineare. Serie A te non ci vai. Ce ne sono ben altre squadre. Salernitana, c'è Lecce e poi c'è Monza. Non te pensi di andare in Serie A? Con questi furti coscasso? Zanetti, stai, vola basso, Zanetti, come direbbe qualcuno, fly down, ok?
che è meglio, vai. Stai sereno, Serie A poi. Spero l'anno poi del giorno mai. Vabbè. E quindi nulla. Ma ce l'ho con nessuno, sia chiaro. Va bene, il Pisa comunque, ragazzi, è salvo. Perché il Pisa è salvo? Il ragionamento è semplicissimo, no? Bisogna ricordare che il regolamento della B prevede che non si disputino i play-out a 5 punti dalla quintultima, no? Allora, praticamente noi siamo salvi perché? Perché c'è l'ultima giornata, è Pordenone-Cosenza. Quindi a questo punto uno scontro diretto. Anche se il Pisa non dovesse fare più punti, cosa che dubito, comunque sia, anche se non dovesse fare più punti, a quel punto c'è il Pordenone a 41, ma vi metto la classifica, della classifica vi voglio far vedere il tabellino. Il tabellino di oggi, dove dice sostanzialmente che il Pisa ha fatto 15 tiri totali, il Venezia 12. I tiri in porta 8 per il Pisa, 6 per il Venezia. Quindi va da sé che sicuramente il Pisa avrebbe meritato la vittoria se non fosse stato per il furto coscasso ad opera di un arbitro opinabile sotto ogni aspetto e sotto ogni punto di vista. Bene, quindi siamo eravamo ad analizzare la classifica. Ora vi metto la classifica e la vediamo insieme, così magari ci rendiamo conto meglio della situazione. La classifica è qua. Allora, intanto per incominciare direi, nelle zone alte l'Empoli è in Serie A, quindi complimenti all'Empoli per la bella stagione che ha fatto, insomma. Ecco, poi vediamo che la Salernitana è a 63, il Lecce a 61, il Monza a 61, quindi ancora per il secondo posto è tutto aperto. Quindi per la promozione diretta in Serie A da parte di una di queste tre squadre, Venezia a 57, ma forse se la gioca al playoff, ma non credo che abbia la strada spianata per salire direttamente in Serie A, e comunque me lo auguro. Bene, detto questo, andiamo a vedere. Dunque, dicevamo, quindi noi dobbiamo giocare sul Pordenone, sul Cosenza e anche l'Ascoli, perché ne hanno 41. A quel punto l'ultima partita, ripeto, è quella determinante per far sì che la matematica ci dia ragione, perché Pordenone e Cosenza sono 35, l'ultima, anche se il Pordenone dovesse vincere 41 e 3 fa 44, noi ne abbiamo 45, e il Cosenza a sua volta dovesse vincere 35 va a 38, ma alla fine c'è l'ultima partita che è proprio uno scontro diretto, quindi Pordenone-Cosenza. Quindi a quel punto cosa succederebbe? Anche se il Cosenza è 78 va a 41 e il Pordenone non vincerebbe, quindi rimane a 44 se dovesse vincere. Quindi sostanzialmente, fondamentalmente, noi siamo a posto, perché la Reggiana comunque sia non riuscirebbe a sorpassare Cosenza, a meno che non si intoppa, cioè nel senso non riuscirebbe a sopraggiungere il Pisa, quindi la Reggiana è fuori dai giochi, il Pescara men che meno, e l'Entella ormai è retrocessa. Quindi alla fine noi siamo, vedendo la classifica, matematicamente salvi, proprio perché l'ultima gara è proprio Pordenone-Cosenza. Spero di essere stato esaustivo e chiaro. Quindi vi ricordo e vi dico che essendo l'ultima partita, lo scontro diretto Pordenone-Cosenza, non c'è niente da fare, matematicamente non ci potrebbero raggiungere, e quindi noi per quanto riguarda il discorso playoff, noi siamo a posto, 45 e siamo a posto, non ci sono più problemi, perché oggi il Pordenone ha perso e il Cosenza ha perso, quindi siamo a posto, cioè, si sono incatenati questi risultati che hanno permesso al Pisa con il pareggio di essere matematicamente salvo. Quindi che dire, quindi fondamentalmente è da 30 anni che il Pisa non militava in B per il terzo anno consecutivo. Beh, io
che dire, sono contento alla fine. Sì, diciamo così, mi brucia un po' per il risultato, perché fondamentalmente il Pisa si sarebbe meritato sicuramente la vittoria, no? E questo è fuori discussione, un po' per il gioco, un po' per i gol, scusate, un po' per i tiri fatti, un po' per aver tenuto fondamentalmente il pallino in mano e il campo in mano, a parte qualche sprazzo, insomma. Quindi a me sinceramente mi brucia, ma alla fine, ragazzi, l'importante era la salvezza, e direi che la salvezza è raggiunta. È raggiunta, matematicamente raggiunta, proprio perché, proprio per questo discorso dell'ultima partita, che è uno scontro diretto Pordenone Cosenza, sarà uno scontro diretto Pordenone Cosenza. Quindi alla fine noi siamo a posto, per quest'anno siamo a posto. Quindi io, che dire, mi auguro, insomma, che alla fine, insomma, l'anno prossimo si vedrà, ecco, ancora deve finire il campionato, poi vedremo, insomma, la società cosa investirà, come andrà, ma ora è presto, insomma, per dire queste cose. Alla fine noi ora ci godiamo la salvezza finalmente, e anche perché di più, insomma, non potevamo sperare, io l'ho sempre detto, ma alla fine piano piano passi, come dice sempre il nostro presidente Corrado, si fa un passo alla volta e si fanno dei programmi, dei progetti. Io l'ho sempre detto, io credo che alla fine il Pisa, con questa nuova conformazione societaria, partirà alla grande, insomma, ecco, col discorso si partirà, vedrete, presentando il PEF, si partirà con lo stadio, faranno degli innesti importanti, insomma, e ce n'è da dire, ce ne sarà da dire, ce ne sarà da fare. Intanto ora pensiamo, insomma, arrivare in fondo al campionato. Siamo veramente messi male, perché abbiamo praticamente, c'è la rosa ormai, madonna, cioè, con tutti questi infortunati, con tutti questi, insomma, vabbè, questi sì, perché ora poi arriveranno le squalifiche, e vabbè, pazienza, voglio dire, squalificati e infortunati, siamo a posto, e vabbè, arriveremo, insomma, giocheremo col Brescia. Ma io penso che alla fine, insomma, i ragazzi ci metteranno del suo comunque, anche col Brescia, anche se a ranghi ridotti. E poi ci sarà l'ultima partita con l'Entella, io penso sarà una festa alla fine, insomma, una festa a porte chiuse che dobbiamo fare, però alla fine sarà sempre una festa, non possiamo già festeggiare da oggi, insomma, in sostanza, però in definitiva sarà comunque una festa. Ecco, io sono contento, alla fine me la sono presa, ma relativamente, infatti ho detto anche gli amici che hanno chiamato, allora ho detto, no ragazzi, siamo salvi, no, come, cosa dici, siamo salvi, andatevi a leggere le classifiche, andatevi a leggere le possibilità matematiche, siamo salvi, siamo matematicamente salvi, anche se non si dovessero fare più punti, siamo a posto, voglio dire, ormai la salvezza è conclamata. Poi posto più posto, ma chi se ne frega, insomma, alla fine, no, abbiamo raggiunto lo scopo, siamo salvi, ben saldi nella categoria, voglio dire. Quindi io sono contento così, e io penso che la società veramente farà, io penso che ci metterà del suo, farà di tutto per portare questo Pisa in Serie A, ma io sono sicuro, non credo, ma poi l'andremo a valutare meglio, insomma, ho intenzione di fare qualche live così, insomma, per parlare bene di questa situazione. Anzi, già vi preannuncerò che ci sarà delle live, quindi mi raccomando, seguitemi, insomma, seguite il canale, e io credo che, insomma, ne vedremo delle belle sicuramente. Bene ragazzi, io per questo video mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!